Voi a chi dice che non è possibile avere il 75% delle tasse in Lombardia rispondete che invece si può e anche ascoltare i cittadini è un motivo per dimostrarlo, ma voi cosa proponete? Come si può raggiungere questo obiettivo? Ma assolutamente il potenziale che ha la Lombardia come peso politico insieme alle altre regioni del nord farà massa critica per chiedere attraverso una negoziazione sicuramente non facile che venga trattenuto sul territorio lombardo almeno il 75% delle risorse lombarde. Lo faremo con la politica, con le leggi che consentono, visto che altre regioni l'hanno già ottenuto e la Lombardia merita di avere le proprie risorse per favorire lo sviluppo. Prima che venisse effettivamente rinnovata l'alleanza col PDL si dava a Maroni al 37,5% in testa rispetto agli altri candidati. Dopo questa alleanza cosa pensa succederà? Lascio i sondaggisti fare il proprio lavoro, noi ci occupiamo dei contenuti, siamo gli unici che parlano con idee nuove, abbiamo parlato di macro regioni, di 75%, di monete complementari all'euro, gli altri inseguono, sono solo capaci di criticare ma di novità non se ne vede. La macro regione cosa porta? Quali benefici porta a tutta l'Italia? Allora, la macro regione porta sicuramente un rapporto e un peso con Roma diverso rispetto al passato. In ambito europeo, la grande strategia euroregionale prevista dalla Comunità Europea stabilisce tra le altre la possibilità di costruire un rapporto privilegiato come euroregioni per quanto riguarda la negoziazione del nuovo programma europeo dei finanziamenti tra il 2014 e il 2020, quindi maggior peso in una nuova Europa che per noi è quella delle regioni. Quindi un rapporto diverso col PDL, non vi farete mettere i piedi in testa da Berlusconi come si dice spesso, soprattutto dai più delusi che questa alleanza non la volevano? Ma i più delusi devono ricordare che questo non è mai avvenuto. Se seguono la stampa, le dichiarazioni varie e le emotività possono credere quello che vogliono. In realtà noi in passato abbiamo ottenuto la devolution, abbiamo ottenuto la legge sul federalismo fiscale, poi grazie purtroppo a Fini tutto è finito nel dimenticatoio, non c'è mai stata una crisi politica. Quindi oggi il PDL ha accettato il nostro programma, lo declinerà come meglio crede, noi faremo la nostra battaglia come abbiamo sempre fatto. Grazie. Grazie a voi.